storia, piccola, media. Conte che dice che bisogna guardare le cose in prospettiva, si prepara ad essere un satellite? Il capo di un partito satellite? Allora, io non, devo dire che questa volta proprio non sono d'accordo con Velardi e con la fine della politica e l'assenza della politica in questo momento. Io credo che questo sia esattamente il momento in cui si ridisegnano le politiche e si creano le nuove coalizioni, perché da una parte, sul lato del centrodestra, abbiamo una ridefinizione dei pesi, tra Salvini e Meloni, che era iniziata già da prima e che ora è arrivata al punto di svolta, perché per Salvini questo è una perdita secca, che abbia scelto lui o non so chi altri, Bernardo, che è stata la scelta più sbagliata del mondo, proprio una persona inadeguata che a Milano, che è una città contendibile, in cui il centrodestra poteva combattere se non vincere, invece hanno deciso di non combattere, tant'è vero che Sala ha vinto, ma ha vinto per assenza dell'avversario. Allora, questo nel centrodestra, in cui c'è una doppia partita, la partita Salvini-Meloni e la partita dentro la Lega Salvini-Giorgetti. Dall'altra parte, nel campo del centro-sinistra, c'è tutto da ridefinire perché c'è da capire che cosa sarà Conte, che cosa saranno i 5 Stelle 2.0, perché senz'altro non saranno quelli che sono stati i 5 Stelle fino ad oggi, però dentro i 5 Stelle c'è ancora la Raggi che dice una cosa e i 5 Stelle di Milano che invece parlano solo di start-up e di smart city. Allora, lì i 5 Stelle dovranno mettersi d'accordo tra di loro per spiegare che cosa sono, che cosa saranno da qui in poi e poi quali saranno i loro rapporti con il PD, se vorranno fare appunto il satellite del PD oppure se vorranno fare una componente di un nuovo centrosinistra, di un nuovo Ulivo con un'anima forte e fortemente differenziata dal PD. Se ci riusciranno, sopravviveranno e avranno un senso, altrimenti non avranno proprio più Altrimenti senso. dici verranno fagocitati e però dice Barbara.